Bentrovati a tutti quanti voi, siamo oggi in compagnia della dottoressa Maria Luisa Barbarulo. Bentrovata Maria Luisa. Buongiorno Sara, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Siamo qui oggi per parlare di questo 2019. Cosa è successo? Un sacco di cose, tanti temi affrontati da Assolutamente. vediamocichiara.it. Quali sono stati i temi principali? Beh, si è parlato moltissimo di menopausia, si è parlato tanto di tiroide e anche del rapporto tra menopausa e tiroide, per esempio. Abbiamo realizzato due bellissimi eventi, uno su Roma dedicato alla menopausa e alla sessualità in menopausa e l'altro su Bari dedicato proprio alla tematica della tiroide in menopausa. E i risultati sono stati incredibili perché, a parte la partecipazione che è stata veramente fantastica da parte degli utenti, sia di quelle che erano presenti all'evento, sia di quelle che ci hanno seguito in streaming, quindi veramente non avremmo potuto chiedere di meglio. Assolutamente, ci sono sempre più professori e aziende che vi cercano in qualche Sì, modo, quindi state assolutamente arrivando un sì. po' Stiamo dappertutto, arrivando un po' in tutta Italia. dappertutto. Abbiamo ben 20 consulenti medici che tutti i giorni, o più o meno tutti i giorni, interagiscono con il nostro portale, anche perché quest'anno abbiamo erogato anche 8.000 consulti medici E online. non sono pochi. Assolutamente, assolutamente. Stiamo per sfiorare gli 8 milioni di visitatori, quindi se manca ancora qualcuno, datevi da fare, assolutamente, così li sfonderemo, per così dire, Anche entro la fine perché del 19. c'è il vostro sito internet, non solo, curate le pagine social, insomma, c'è Assolutamente. un impegno Siamo qui dietro, tutte le siamo qui, settimane cioè, o quasi, assolutamente quindi insomma siete qui, direi. siete in tanti a curare Siamo in il tanti, tutto, siamo in tanti, siamo la 25 macchina in persone, qualche siamo 25 modo. persone a curare la macchina, quindi è anche una bella soddisfazione, devo essere sincera. Ogni giorno c'è voglia di fare cose nuove, cerchiamo sempre di offrire al nostro pubblico qualcosa di diverso, qualcosa in più. A questo proposito, non abbiamo toccato un altro tema importante che è quello della Sì. contraccezione. Tra l'altro in questi giorni è stata lanciata dal nostro partner, la SMIC, la Società Medica Italiana per la Contraccezione, la chatbot nella chat che risponde in tempo reale alle Ah, tematiche ecco. sulla pillola del giorno dopo, Sì. ad esempio. E anche questa mi sembra una cosa importante. Sarà presente anche l'informazione sul nostro portale. Quindi c'è la possibilità di parlare con qualcuno anche tramite chat, che ad oggi Anche si tramite sa che è una chat. delle cose, no, più facili e immediate che si possono utilizzare. Assolutamente, assolutamente. Non, per il momento non ancora su Vediamoci Chiara, ma sul sito mettiche.it. Ok, però piano 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 arriverà faremo anche anche su questo, faremo Vediamoci anche Chiara. questo, faremo anche Mentre questo. per Natale avete pensato di ringraziare un po' tutti quanti gli amici che vi seguono, Che in ci che seguono. modo? Beh, dunque, la prima cosa che abbiamo acquistato, diciamo, un po' di regali della Comen, che come sapete tutti è, diciamo, per noi un punto di riferimento quando si tratta di fare qualcosa di buono per il mondo. Ecco. Assolutamente. E proprio per seguire questa linea, quest'anno ci siamo focalizzati sulla prevenzione del tumore del seno e insieme alla Fondazione Santa Lucia, proprio qui su Roma e dintorni, abbiamo messo a disposizione delle utenti che magari negli ultimi 2 anni abbiano trascurato i controlli di rito e magari Sì. siano anche, diciamo, più a rischio delle altre per quanto riguarda questo tipo di patologia, abbiamo messo a disposizione 160 visite diagnostiche. Poi nei prossimi giorni ne parleremo più approfonditamente proprio con la Con la Fondazione Santa fondazione Lucia. stessa. Così magari vi spiegheremo meglio come funziona questa attività, quali sono le caratteristiche della diagnostica che metteremo a disposizione, perché è assolutamente nuova e all'avanguardia, quindi questo ci fa particolarmente piacere. Certo, allora prossima settimana ci ritroviamo con la dottoressa Maria Luisa Barbarulo anche per scambiarci gli Gli auguri di auguri di Natale. Natale, quindi intanto voglio salutarvi tutti e voglio cominciare a farvi gli auguri di Natale, poi ve li rifarò sicuramente anche la prossima settimana, anche se la prossima settimana verrò per Men's Life, Sì, quindi ve li farò certo. con il portale maschile che noi abbiamo e per il resto ci troviamo come sempre qui su Radio Assolutamente. Antenna 1. Ciao a tutti! Bravissima, ciao, grazie.